Chapeau, chapeau, chapeau per il Napoli, raga. Raga, tanta, tanta, tantissima roba per questo Napoli. Che bella, ma che bella partita che ho visto, a differenza di quella dell'Inter, qui mi sono divertito. Un botto, raga. Mi sono divertito. Un casino. Raga, partita quasi perfetta del Napoli. Quasi perfetta. Come si sa, la perfetta non esiste, quindi. Quindi è normale, raga, che dico quasi perfetta. La difesa, ottima, però potevo fare molto meglio. Ci sono state alcune lagune. Meret, raga, Meret. Chapeau per Meret, fantastico, raga. Non ha sbagliato una virgola in questa partita. Meret si è fatto perdonare dalla squalifica contro la Juventus. Quindi, chapeau, chapeau, chapeau per Meret, chapeau per il Napoli. La difesa ha fatto una buona partita, ma doveva fare meglio. Maximovic ha fatto una sontuosissima partita, però ha sbagliato anche lui alcune cose. Koulibaly si è fatto, come si dice, ha fatto una buona partita, però ingenuamente si è fatto dare il cartellino giallo, quindi salterà la partita, come Maximovic. Quindi la difesa del Napoli è completamente rivoluzionata, molto probabilmente giocherà con Chiriches e Luperto in difesa al ritorno, che non è una gran cosa, però Ancelotti non può fare altrimenti, purtroppo, purtroppo per lui. Il centrocampo, una sontuosissima partita, raga. Mamma mia, che partita ha fatto il centrocampo. Idem l'attacco è stato super, super. Milik straordinario. Mertens, buoni, buono. Gli è mancato solo il gol a Mertens. Calehon, ottima partita. Sempre in attacco, sempre propositivo verso la porta avversaria. Molto bravo in difesa, cioè in difesa, pure in difesa, però ha difeso molto molto bene. Fabian Ruiz ha fatto pure il primo gol europeo con il Napoli, anzi il primo gol europeo in tutta la sua carriera. Quindi tanta, tanta, tantissima roba, raga. Che dire, raga, una partita sontuosissima. Forse, anzi senza forse, il Salisburgo ha sbagliato completamente la partita, raga. Ha cercato di rimediare alla fine, però c'era poco da rimediare. Dopo due gol che aveva subito, poi ha subito il terzo gol di come cavolo si chiama? Di Fabian Ruiz, se non mi sbaglio. Ha segnato Milik, Fabian Ruiz, no, Milik, autogol Fabian Ruiz, sì. Oppure Milik, Fabian Ruiz, autogol, non mi ricordo in questo momento, raga, sinceramente. Però, vabbè, raga. Questa è stata la mia reazione a Napoli-Salisburgo. Se vi è piaciuto un bel like, non so perché questo nei commenti, raga, la vostra. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, è molto molto importante questo. Seguitemi su Instagram, mi chiamo Robby, TZT, mattino basso, official, e ci vediamo in questo video. Bella ragazzi!